Se molto è stato scritto e detto sul priore di Barbiana, educatore, parroco, intellettuale, poco si conosce del Lorenzo convertito. Giovane rampollo di una famiglia altoborghese sostanzialmente agnostica che produceva cattedratici vivendo di rendita, Milani venne battezzato solo nel 1933 insieme ai fratelli per aggirare le leggi razziali e nascondere le radici ebraiche. La fede arriverà 10 anni più tardi, quando dopo la breve stagione da Bohemienne a Milano, ricorrendo il sogno di diventare pittore, comunica ai parenti attoniti la decisione di entrare in seminario. Cosa sia accaduto in quel segmento temporale è ancora oggetto di indagine. Tra i fatti, il desiderio esaudito di fare la prima comunione a 14 anni, l'interesse a Brera per l'arte sacra e i colori della liturgia cattolica, il senso di vuoto e di insoddisfazione di cui ha parlato a più riprese l'amatissima madre Alice Weiss, la collera crescente per il confronto ingiusto tra una vita agiata e la povertà degli altri. E poi quell'incontro, quasi una rivelazione, raccontato dal suo padre spirituale, Monsignor Raffaele Bensi. L'epifania dell'amore per Cristo davanti al corpo di un giovane sacerdote morto. Era il luglio del 1943, 4 mesi dopo l'ingresso al seminario di Castello di Oltrarno. Il suo compagno e amico di studi, il cardinale Piovanelli, accostò la sua conversione a quella di Edith Stein, anche lei ebrea convertita per la radicalità delle scelte. Il cardinale Bassetti ha parlato di un uomo vaccinato di Spirito Santo. Forse, per spiegare il suo innamoramento cristiano, bastano le parole che lo stesso Don Lorenzo ci ha lasciato. Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco, perché gli voglio bene.